magari da DAB quando parleremo. E appena c'è qualche documento, sono un avido lettore di romanzi e anche di documenti, quindi mi piace parlare dopo aver studiato, capito, letto, e quindi appena ci sarà qualcosa da capire vedrò se i numeri sono convincenti o meno. Possibilità del referendum? Il referendum sono sempre molto possibili, stiamo preparando una riforma costituzionale che addirittura introduce giustamente referendum propositivi, in modo tale che i cittadini italiani possano proporre al Parlamento delle leggi, quindi figurati se sulla TAV non potranno esprimersi. Ministro, i sindaci sono preoccupati, anche il sindaco di Milano, per Italia la manovra. Lei cosa si sente di dire? Che ci sono più soldi per i comuni, quindi la leggessero bene la manovra. Quindi non è vero che ci sono questi tagli che mettono a repentaglio i servizi? No, ci saranno più soldi. Ad esempio nelle mie competenze per la sicurezza ci sono soldi che non ci sono mai stati per l'assunzione dei vigili urbani che il PD aveva bloccato, per le telecamere, per l'assunzione di poliziotti e carabinieri, vigili del fuoco che il PD aveva bloccato. Quindi se ognuno legge bene quello che c'è scritto, però non chiedo che Orlando e De Magistris leggano quello che c'è scritto perché mi sembra una missione impossibile. Ministro, i dati sulla produzione industriale sono in calo, sono i primi dopo l'entrata in vigore del decreto di dignità, sono frutto di una politica sbagliata. In calo in tutta Europa, sì. Penso che il decreto di dignità incida in Germania, in Gran Bretagna, a Parigi o in Olanda. È un problema per l'economia a livello mondiale, che passa anche dagli Stati Uniti, e noi, a differenza di altri, mettiamo più soldi nelle tasche dei cittadini e delle imprese per combattere questo blocco a livello mondiale. E adesso sta arrivando una crisi, è preparato il nostro paese a questo, anche appunto in merito alle scelte fatte sull'occupazione? Assolutamente sì, faremo il contrario rispetto agli ultimi governi. Gli ultimi governi, da Monti a Renzi, avevano una situazione economica positiva e hanno tagliato. Noi con una situazione internazionale negativa, invece di tagliare, mettiamo più soldi nelle tasche degli italiani, è l'unica cosa intelligente da fare. Però la Prodi dice che avete sbagliato tutto dal punto di vista, soprattutto della flessibilità sull'occupazione. PD ha governato male per 6 anni, noi stiamo governando bene da 6 mesi, quindi mi auguro che per tanti anni continuino a criticarci. Senta, scusi, la prossima settimana? Non fatemi fare il giudice. Non ho elementi. Sto lavorando in queste ore e spero di dare una risposta dopo 2 anni di silenzio entro l'inizio della settimana prossima ai familiari della tragedia di Rigopiano. Quindi quello che dipende da me e che posso risolvere lo faccio, e lo faccio in 2 settimane, a differenza del nulla degli altri in 2 anni, però non fatemi commentare. Ministro, cosa ne pensi dell'apertura di Di Maio ai gilet gialli? Io ho massima simpatia per chi chiede più lavoro, più certezza e più sicurezza. Non ho nessuna simpatia per quelli che sfasciano vetrine, macchine, ristoranti e pestano i poliziotti. Senta, scusi, la prossima... ...quello che ha proposto il famoso patto firmato da Grillo e Renzi, Provax, ha detto a questo punto mancherebbe solo Salvini. Lei ha dato un'occhiata a questo patto? Non ancora. Io ho vaccinato i miei figli, ma rispetto i dubbi di tanti medici e di tanti genitori, però lo leggerò. Scusi, come per la TAV leggerò. La prossima settimana ha detto che vedrà il commissario Avramopoulos, come pensa di convincerlo a cambiare linea sull'immigrazione? Con i numeri, col buon senso e con l'onestà intellettuale che ci contraddistingue, gli metterò in mano i numeri degli sbarcati in Italia degli ultimi anni, i numeri di chi l'Europa si era impegnata a ricevere dall'Italia e i numeri molto bassi di quello che l'Europa invece ha fatto, quindi conto che esca da quell'ufficio con degli impegni concreti e precisi. Ecco, a questo proposito anche l'Italia però dovrebbe prendere alcune persone che sono arrivate a Malta, non l'ha ancora fatto. Ripeto, per quello che è di mia competenza, e la pubblica sicurezza e l'immigrazione sono materie di mia competenza, prima che qualcun altro arrivi in Italia, l'Europa si fa carico di quelli che doveva accogliere. Ragazzi, riesco ad ascoltare una domanda alla volta? Il governo la mangia la colomba? 5 almeno. 5. Siete in disaccordo su tantissime cose, no. Dalla TAV, i migranti, non ci sono rischi. Risolveremo come abbiamo sempre risolto in questi mesi. Perché ha scelto il pescatore di protezione del rapporto che le piace tanto? Perché è una delle canzoni che preferisco. Perché se avessi scelto la canzone dell'amore perduto avrebbero dato tante, troppe interpretazioni. Quindi preferisco parlare del pescatore visto che mi piace anche pescare. Beh, è la storia di uno che
pratica un atto di umiltà rispetto a adesso. E confesso che mangiavo pane e Nutella quando ho pubblicato quel post. I vescovi lombardi però dicono che l'immigrazione non è solo un fatto di sicurezza. Tutti i vescovi con cui ho l'onore di parlare quotidianamente mi dicono di tener duro, perché l'integrazione è possibile se i numeri sono controllati. Un'immigrazione con numeri fuori controllo non fa bene all'Italia, non fa bene ai vescovi, non fa bene ai profughi, non fa bene agli immigrati, non fa bene ai milanesi, non fa bene a nessuno. L'Appendino ha detto che la Lega in piazza a favore della TAV è possibile. Abbiamo sempre con coerenza sostenuto questa tesi. E poi un sorriso allunga la vita, quindi se io di Torino sta lavorando bene, peraltro, però se sorride le fa sorridere. Allora lei parla di crisi globale, sbloccare queste grandi opere non aiuterebbe l'occupazione. Ragazzi, in questi 6 mesi la TAP è partita dopo anni di chiacchiere, la Pedemontana Veneta ha inaugurato i primi caselli, abbiamo finanziato la terza corsia del Brennero. Il tunnel del Brennero, lo stesso ministro Toninelli ha confermato che andrà avanti. Stiamo lavorando sulla Pedemontana Lombarda, sul Terzo Valico. Le critiche di chi ha governato per anni senza muovere un dito nei confronti di chi è arrivato 6 mesi e qualcosa ha fatto fanno sorridere, come sorride l'Appendino. Dice che il contratto di governo ha però preponderanza su Certo, noi rispettiamo uno per uno tutti gli impegni presi, per questo non ci saranno elezioni anticipate in base ai sondaggi ovviamente, però se i cittadini chiedono un referendum, la democrazia diretta penso sia uno dei capisaldi dei 5 Stelle. Anche se la revisione della TAV è prevista nel contratto di governo. Ma nessuno pretende che il progetto non si tocchi, però io voglio un'Italia del sì, che vada avanti e non che torni indietro. Quindi per lei si fa? Faccio l'ingegnere, non faccio l'esperto, faccio il ministro degli interni e faccio l'italiano che vorrebbe viaggiare di più e meglio. Quindi revisione non è cancellata. Esatto. Me lo auguro. Anche l'attuale tesoriere della Lega. Mi auguro che viva una vita più tranquilla rispetto a quello che facciamo. Okay. E via! Taglia! Lo dico da milanese, abbiamo liberato centinaia di milioni di euro per i comuni sotto i 20.000 abitanti, abbiamo liberato gli avanzi di bilancio che permetteranno di aprire tanti cantieri e quindi il 99% dei sindaci è contento della manovra e contento del decreto sicurezza. C'è qualche sindaco distratto in cerca di visibilità che la pensa in maniera diversa, ma è il bello della democrazia. Da milanese sono contento di quello che questo governo sta facendo per Milano, ricordo anche le centinaia di milioni di euro per la metropolitana fino a Monza. Grazie. E ci tengo a, poi ognuno di voi ovviamente in redazione fa quello che crede, è un piccolo segno, però tanti piccoli segni fanno un'Italia migliore. Settimana scorsa ero in prefettura a Pescara a incontrare i familiari della tragedia di Rigopiano, che per 2 anni avevano avuto solo parole e chiacchiere. In una settimana mi ero impegnato, e l'abbiamo fatto, ad approvare uno strumento di legge e a stanziare 10 milioni del Ministero dell'Interno per dare una mano a chi in quella tragedia ha perso tutto e tutti, e quindi sono contento che anche in questo caso siamo passati dalle parole ai fatti e ai soldi. Questa legge che ha fatto il senatore Mantero dei 5 Stelle sulla legalizzazione della cannabis, o comunque avere 5 piantine in casa, così, lei cosa ne pensa? Non passerà mai e non è nel contratto di governo. Dai. Possiamo chiedere come no. Mai è venuto ad inaugurare la nuova sede strutturata di perché quando c'è un punto che ascolta, incontra e protegge i lavoratori, io ritengo mio diritto e dovere esserci, anche perché lo dicevo prima, è bello essere in una sede che si occupa di diritti dei lavoratori nelle ore in cui c'è un governo che sta smontando una legge come la legge Fornero, che ha derubato milioni di lavoratori italiani dei loro diritti mentre qualche sindacato era distratto. Quindi lei potrebbe inaugurare ogni sindacato? Sicuramente la Camusso mi chiamerà per inaugurare decine di sedi della CGIL, in giro per tutta Italia, è molto probabile, io sono disponibile.